Io avevo fatto a Monica, a Flavio, una proposta, avevo detto forse possiamo ascoltare un po' la sala, poi io faccio un ragionamento finale, perché poi il rischio, Matti giustamente ha detto un sacco di cose, portare via spazio al dibattito, quindi cerco di contenermi per lasciare anche lo spazio, almeno per quanto mi riguarda, tanto ringrazio dell'invito, anche di ascoltare un po' quello che pensate voi di questa fase, perché sono le persone che sono qua, credo molte, ci conosciamo da tanti anni, meno, ma so che siete persone appassionate alla vita politica, quindi non avete bisogno di quello che ve la viene a raccontare da Roma o da Genova, quindi diciamo che le mie riflessioni sono strettamente personali, cerco anche di prendermi un tempo moderatamente, diciamo, breve. Devo confessarvi che questi appunti sono gli stessi che uso più o meno dal 20 novembre, il 18 novembre è stata votata la fiducia al governo Monti. Ho qualche foglio che aggiungo in base ai provvedimenti che vi escono. Però ecco, fondamentalmente io penso, e la voglio dire con tagliandola con l'accetta, che il Partito Democratico ha fatto bene a non farsi incantare dai sondaggi, pensare prima al Paese che ha la propria storia, il prossimo futuro, e quindi contribuire a salvare il Paese. Abbiamo fatto nascere questo governo perché abbiamo scelto l'Italia prima di noi, prima di qualsiasi altra cosa. Noi avevamo una scelta all'epoca, il governo Monti o un altro. Governo Monti, cioè lo voglio dire con nettezza, e questi appunti appunto io li utilizzo da novembre, e devo dire che però adesso poi sentirò questa sera, siamo passati dal 20 novembre, il primo attivo che facevo, quindi vi erano le dimissioni di Berlusconi, non c'era ancora il governo Monti, e quindi il 20 di novembre a Recco. Potete immaginare la festa, come stamattina in fondo c'era la cola, champagne, perché insomma si festeggiava Berlusconi che se ne va. Poi ci sono stati 10-15 giorni da quando c'è stata la crisi alla fiducia al governo Monti, e per esempio ho iniziato a fare qualche attivo durante questa fase, quando Bersani andava a parlare con Monti, anzi dopo la fiducia, quel sabato che è andato a porre alcune condizioni, e già qualche rumore in qualche circolo si sentiva. Via via, diciamo, c'è un misto che metto così. Vi sono alcune misure che sono state pesantissime, dobbiamo dircela per quello che è. Sono state, diciamo, accolte dalla nostra gente e anche penso dal Paese come misure anche dure ma strettamente necessarie a evitare che il Paese fallisse, perché eravamo arrivati lì, insomma, non è che il passo sarebbe stato troppo, era breve. Allora io credo, e voglio usare alcune parole anche per, diciamo, far tornare un attimino indietro l'orologio, perché non basta dire che solo il Paese stava per fallire, abbiamo fatto questo, cercherò anche di motivare alcuni atti che sono stati compiuti. Era necessario, l'avevamo detto, dare fiducia al Paese, dare fiducia all'Europa, far tornare nell'Europa fiducia dell'Italia. E vi ricordate le parole che accompagnarono, diciamo, un sostegno immediato, diciamo, di Bersani, del PD, alla nascita del governo Monti. Un governo, abbiamo definito, tecnico, di alto profilo, credibile sui mercati, credibile in Europa, politica e sui mercati finanziari, che sapesse, diciamo, accompagnare rigore con equità, con contrasto all'evasione fiscale, e che premettesse, diciamo, queste condizioni ad alcune misure, io dico anche la mia, diciamo che ancora oggi non vedo, quindi non è che sono solo qua a dire tutto quello che va bene, alle politiche di crescita, perché questo è un paese che quando, diciamo, ti metti subito a pancia a terra, qualche segnale lo dai, cercherò di entrare poi nel merito, ma il problema è quello che questo paese non cresce da tanto tempo, non solo negli ultimi 3 anni. Perché dico questo? Perché noi dobbiamo appunto partire da dove eravamo arrivati, cioè vicino al baratro. Io sarei un po' più ottimista di Giancarlo rispetto al fatto che ci siamo allontanati dalla situazione greca, questo lo possiamo dire con una certa convinzione e sicurezza. Dobbiamo ovviamente non pensare che da domani, tanto non c'è problema con Monti e i suoi ministri, che si torni a spendere, a spandere, perché non ci sarà una condizione per farlo per tanto tempo. Però siamo distanti dal fallimento. Cioè, io utilizzo qualche minuto per fare la fotografia, però dove eravamo arrivati anche politicamente. Perché quando poi
andiamo tra la gente, andate tra la gente, soprattutto voi, c'è bisogno a volte anche di qualcuno che, diciamo, io sento a volte, ma questo governo ha fatto questo, e non riesco a non vedere quello che le classi politiche, dirigenti di questo paese, diciamo, avrebbero dovuto fare 20-30 anni fa alcune cose, tanto per mettere le cose in chiaro. Ma cosa sono stati gli ultimi 3 anni del governo di Berlusconi? Questa cosa qua, cioè a volte si parlava una volta di memoria storica, no? E si guardava al 1921 per qualcuno, perché qualche un altro un po' dopo, un po' prima, no? E allora io parto da, non nel 1994 col Berlusconi che è entrato in politica, eccetera, 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 che oggi la fa franca il processo, come voi sapete, perché è stato, diciamo, prosciolto per prescrizione, per i termini, eccetera, la prendo dal 2008. Perché è vero che è arrivata la crisi americana, ma noi dobbiamo partire dal 2008, quando lui vince le elezioni e ha una maggioranza, la Camera e il Senato, grazie a questa legge, che nessun governo ha mai avuto in questo paese. Siamo nel 2008 con un'eredità lasciata dal centro-sinistra che va a casa, giustamente, perché gli italiani non potevano più dell'Unione, della maggioranza litigiosa, ma che aveva lasciato in quei cassetti un po' di soldi. Qua c'è il mio maestro sui conti, Vassallo, mi corregge se dico sbagliato, avevamo riuscito in 2 anni di governo a ristrare le file sull'evasione fiscale, ridurre in maniera sensibile, cioè comunque scendeva il debito pubblico e c'era quel benedetto, maledetto tesoretto in cui l'Unione, dopo aver dato molto alle imprese, non riusciva a capire come ridistribuire un po' di reddito, che è la questione centrale, che abbiamo ancora ora, verso i lavoratori. Cioè, quella roba lì è arrivata Berlusconi, cosa ne ha fatto? Allora, nel 2008, quando si è aperta la legislatura, il segretario del Partito Democratico, Veltroni, ha fatto questo ragionamento: avete stravinto le elezioni grazie a questa legge, ma i cittadini hanno dato un colpo significativo a semplificare il sistema politico. Questa legislatura, 4 anni fa, è nata con, per la prima volta in Parlamento, sedevano 5 forze politiche. Lega, PDL, che governavano, che avevano vinto le elezioni, si apprestavano a governare il Paese, e dall'altra parte il Partito Democratico, l'Italia dei Valori, in cui, diciamo, c'era un patto poi non rispettato da Di Pietro, fare il gruppo unico, comunque un'altra forza politica, e l'UDC. Guarda, alle consultazioni in Parlamento Napolitano sono stati in 40, una roba del genere, no? Però era questo lo scenario. E avevamo detto a quell'epoca, nel 2008, eravamo a maggio del 2008, la crisi del sistema americano, la crisi mondiale economica arriva nel settembre del 2008. Ha detto: c'è un po' di liquidità, dovete non allentare sull'evasione fiscale, e c'è il tema di rivisitare gli ammortizzatori sociali, riorganizzare il sistema di welfare e puntare alla crescita, perché questo è un paese che non cresce da tanto tempo. Ora, cosa sono riusciti a fare in 3 mesi? Non poca roba, ovviamente negativa. Sono riusciti a cancellare la tracciabilità per poi reinserirla nel 2010 di corsa, il falso bilancio, attacchi alla 194, a una legge tra le più moderne in difesa dello Stato sociale. Ora, se c'era chi faceva il furbo, colpiamo chi fa il furbo. I tagli orizzontali che hanno colpito soprattutto welfare, sanità, scuola, ma la cosa più grave è il tesoretto, come se lo sono spesi. Se lo sono spesi abolendo l'ICI, sapendo che la parte più debole della popolazione l'avevamo già tolta noi l'ICI, e se lo sono spesi per salvare l'Italia. Noi diciamo all'Italia, ma in realtà hanno salvato Erdogan del suo amico Toto. Cioè, all'Italia e a Erdogan ci sono costati quasi 4 miliardi di euro. Questa roba qua, buttata sull'economia del mare, se vogliamo parlare di politiche di crescita, prima Biamonti mi ha parlato di una cosa che è un parziale problema, avrebbe reso immediatamente, cioè quando Brunello ha fatto il ministro e abbiamo investito un po' di soldi di cambialistica, sono le cose che qua in Puglia conosciamo bene, c'è un ritorno subito. Eppure, diciamo, quelle misure che lui ha fatto in maniera demagogica, soprattutto l'ICI, gli hanno garantito per un po' di tenuta politica, dinanzi a tutto. Ora, sul berlusconismo finito, so che l'hai tagliata con l'accetta, mi permetterò poi di dire 2 robe. Guardate che lui ha passato indenne Rubi, Arcore,
sembrava che sistemasse due giorni d'Aquila, purtroppo con degli amici e dei parenti a cui era, l'Aquila ancora nelle condizioni in cui era. Una forza terribile e che sembrava, diciamo, in qualche maniera la sua, di un'imbattibilità. L'abbiamo vissuto un po' così, le sfide elettorali subito nel 2008. A settembre del 2008 arriva la crisi. Arriva l'America, si ferma, i due contendenti si fermano, Obama e Bush dicono ferma tutto, cerchiamo di capire come fare, anche perché avevano i guai più grossi. Ma in tutta Europa si sono fermati, che governassero i progressisti e i conservatori, hanno detto sediamoci intorno a un tavolo, guardiamo quali misure prendere. L'unico Parlamento che non si è mai venuto per discutere, e ci hanno detto per due anni che la crisi qua non ci sarebbe stata. Noi eravamo ristoranti in piedi, se la ricordate. Ho perso 10 minuti, perché guardate che è importante, anche tra quelli che pur comprendono gli sforzi del governo Monti e dove eravamo arrivati, non hanno chiaro la condizione generale che si è determinata, questo è vero, non è colpa solo del governo, non è colpa del governo Berlusconi, la crisi internazionale, eccetera, ci sarebbe bisogno di fare una serata solo sul sistema economico, di come cambia, di cosa i progressisti del mondo devono fare per vincere una sfida con la destra che ha fallito nel suo sistema di modello di sviluppo economico e quant'altro. Però è importante farlo capire che, diciamo, l'Italia avrebbe potuto non ridursi su quel punto di non ritorno che ha rischiato di correre prima della nomina di Monti a primo ministro e con gli atti che il governo fa. Guarda, da quella crisi internazionale economica avevamo detto il mondo non c'entra uguale e non ci uscirà uguale, e la sfida è aperta su quale modello dovrà vincere la sfida, ma anche l'Italia non uscirà uguale da quella crisi lì. E neanche la politica uscirà uguale da quella crisi economica e politica, e anche dalle misure che sono state messe in campo in queste settimane, in questi mesi. Noi abbiamo un centrodestra per come l'abbiamo conosciuto e per come ha anche vinto molte sfide elettorali negli ultimi anni, che non sarà più così, perché insomma l'abbiamo visto. Prima si è perso Casini, poi Fini durante questa legislatura, con la Lega, insomma la Lega anche lì doveva sfondare, cambiare il mondo, ne ho sentite dire tante, e sono tornati in Padania senza federalismo, ora abbagliando un po', riescono ad avere dei buoni numeri elettorali, ma non hanno vinto una sfida culturale, un'egemonia, un protagonismo politico decisivo. Ora, noi, anche lì, l'ho detto prima, adesso non so bene le motivazioni, l'ho detto velocemente a titolo di un'agenzia, Berlusconi ha fatto una guerra santa ai giudici, ai magistrati, eccetera. Alla fine sarà tanto disprezzato da molti girocondini e quant'altro, ma è stato battuto in Parlamento. Cioè, alla fine i conti li ha fatti nell'Aula, che diciamo deve giudicarlo per quello che ha fatto o non ha fatto, e in questo caso io dico non ha fatto, politicamente. E in qualche maniera, diciamo, quindi la scelta anche di appoggiare Monti, ho sentito a volte, sento nei circoli, una rinuncia della politica, no, una forza della politica, quella di in quel momento lì, anche con le difficoltà che la politica ha, anche nel nostro campo, di credibilità, di affidarci una grande personalità a un governo fatto di persone, alcune che possono essere di area nostra, altre che possono essere non di area nostra o altre ancora solo semplicemente dei tecnici di grande valore prestati al paese per questa fase emergenziale, è stata una scelta giusta e che, diciamo, anche le cose che stanno maturando in queste settimane, i primi risultati di questa azione di governo, ci hanno dato ragione, insomma, abbiamo fatto bene. Sarebbe stato da irresponsabili guardare i sondaggi che ci danno ormai da un anno circa come primo partito e pensare che il centro-sinistra poteva vincere le elezioni e andare al governo. Se noi avessimo perso 3 mesi per fare la campagna elettorale, molto probabilmente noi non saremmo qua a discutere, ma saremmo nella situazione greca. Insomma, questa era la cosa che ha avvertito in particolar modo il Presidente della Repubblica, che credo che c'è stato un grosso contributo da parte nostra, perché diciamocelo, era un po' più facile per loro salvare la pelle dopo il disastro che avevano fatto dietro Monti. Per me è stata una scelta molto più coraggiosa, molto più onesta nei confronti del Paese. Avremmo potuto capitalizzare semplicemente il giusto, diciamo, vantaggio che ci veniva da essere stati oppositori al governo, il peggior governo che questo Paese abbia mai conosciuto. Ora, non era scontata né la nascita del governo Monti, non è scontato neanche che Monti riesca ad arrivare in fondo a questa legislatura, sarebbe tanto necessario per il Paese
che c'è di base, con dei compromessi di un'alleanza che non è un'alleanza politica, sono forze politiche che hanno scelto di sostenerlo e che di volta in volta cercano, ognuno per canto suo, di far prevalere le proprie tesi. È una situazione anche un po' atipica, anomala, cioè nel senso, penso a un decreto che sto seguendo sulle semplificazioni, cioè io e quello del PDL che ci occupiamo di porti non credo che saremo alleati in futuro. In questa fase qua però alcune misure nell'interesse della popolarità forse le portiamo a casa, e in questa fase qua in cui c'è bisogno di crescita questo è un fatto positivo, però dobbiamo sapere che poi alla fin fine il 2013 arriverà e lo schieramento di centro-sinistra dovrà prestarsi a giocare una partita elettorale di un certo tipo, perché tra noi e il PDL non ci può essere un'alleanza politica che non vada al di là di affrontare quello che è. Questo è il mio pensiero, ovviamente ci possono anche essere opinioni diverse, quello che è la fase dell'emergenza che il paese sta attraversando, con qualche cauto ottimismo sta anche provando a vincere. Guarda, il problema nostro è quello di, adesso le cito ovviamente, quali sono stati i problemi. Il primo sarà l'Italia. Perché ha funzionato? Perché sono state misure che in Europa hanno capito che erano strutturali. Attenzione, cioè non è che Berlusconi non aveva cercato di far tornare i conti, ma in Europa non gli ha creduto. Devo dire la verità che anche la stampa italiana, la politica deve fare molto per migliorarsi, ma anche la stampa, per esempio, ne ha un pezzo di responsabilità. Perché, insomma, dietro quelle manovre, che tra l'altro ha fatto buttare al vento quasi 100 miliardi di euro, c'erano molti tagli lineari, ministeri e quant'altro. Ma quello che si copriva realmente era il taglio di 25 miliardi nascosti dentro la riforma della delega fiscale, che voleva dire un taglio secco su welfare. Ora, noi abbiamo fatto una misura che non è che non è stato un sacrificio per i lavoratori, ma la riforma delle pensioni è una misura strutturale, è quella che la porti dietro per un buon tempo. Questo è la credibilità, sapendo che a pagare sono stati ancora una volta i lavoratori, cioè nel senso che da questo punto di vista dell'onestà dire le cose come stanno. Io penso che se inizialmente si è anche detto che c'era troppa timidezza sulle questioni per quanto riguarda l'evasione, vi ricordate? Non è proprio così, perché già nel decreto Salva Italia alcune cose sono state fatte, e non parlo solo degli eclatanti fatti in cui la finanza, l'Agenzia d'Italia vanno a Cortina, ma ci sono misure che in qualche maniera mettono in condizione, diciamo, di colpire, diciamo, le questioni fiscali. Su questo mi pare c'è una prua puntata del governo e dell'esecutivo che può dare dei frutti anche nell'immediato. A volte bastava solo che Visco alzasse un po' la voce e i commercialisti avevano una fila di clienti che si mettevano in regola. Questo è un paese che da quel punto di vista butta via decine di miliardi all'anno. C'è un margine di recupero da questo punto di vista incredibile. Ovviamente il tema va accompagnato anche col fatto che spesso, se non voglio difendere il piccolo commerciante, ma spesso a volte qualcuno è anche costretto a evadere, perché se no fallisce, cioè c'è il problema di far pagare a tutti, ma provare a iniziare a pagare un po' meno a tutti, perché questo tema in questo paese continua a esserci, non è che dobbiamo avere... Guarda, voglio fare un esempio che prima me l'ha sollevato via Monti, cioè nel decreto Salva Italia c'è stata una norma che ovviamente tutti i giornali hanno un sacco di spazio ed era imbarazzante dire che io sono contrario, ma questa, come hanno pensato di tassare il mega yacht, fa parte di una campagna di stampa eccetera che non aiuta la crescita del paese. Lo dico perché il governo che si è inventato quella roba lì pensa di incassare 200 milioni, io credo che non arriveranno quei soldi, perché se tu hai le barche inglesi che stanno a Porto Sole piuttosto che a Porto Antico a Genova, quella lì è gente che vive a Londra e decide di farsi un sabato, una domenica qua, prende l'aereo e viene qua. Se tu gli dici che deve pagare 160.000 euro di tassa di stazionamento, non credo che rimangano qua, possono andare in Croazia, possono andare in Kiev o da qualche altra parte. Ci sono anche alcune misure che bisogna calcolarle bene nelle prospettive poi di crescita del paese complessivo. Ci sono altri provvedimenti, il tema della semplificazione, quello della semplificazione fiscale, vi è il tema, diciamo, delle liberalizzazioni, anche da questo punto di vista io credo, cioè, credo che sia stato fatto uno sforzo in così breve tempo forte, e non è vero che ci sono dei passi indietro,
ci sono anche delle cose che vanno corrette, perché con tutto rispetto per Monti, per i suoi ministri e i suoi tecnici, se alcune cose non funzionano abbiamo il dovere di dirlo, ma nel senso di andare avanti su quello che tra l'altro il primo che ha fatto la liberazione del paese è stato Bersani, su quel carroccio lì. Faccio un esempio per tutti: la protesta dei carrozzieri era giusta, perché dietro il decreto liberalizzazione, che così come aveva pensato Bersani, si metteva alla mercé delle assicurazioni anche la categoria di professionisti che sarebbero andati alle dipendenze di fatto delle compagnie assicurative. Quindi non è che una volta che leggete emendamenti del PD, di altri partiti, eccetera, non è che si frena, si cerca di capire. La questione dei taxi, guardate, è quella degli stabilimenti balneari. Questo è un paese un po' strano, cioè nel senso che io penso che da quando diciamo che facciamo una cosa, poi passano 12 anni, perché il primo decreto liberalizzazione di Bersani, se non ricordo male, è del 2001. È del 2001, quindi 10-11 anni. Allora, perché poi io penso che dobbiamo toccare con mano. Cosa vuol dire? Se tu dici, al di là che per i bagni c'è la Volkswagen, c'è l'Europa, no? Ma io penso dove vado a andare io. È uno che ha investito tutto quello che aveva la famiglia per comprare lo stabilimento balneare a sto ragazzo. Ha investito a quell'epoca qualcosa come 800 milioni di lire, no? Se nel 2001, quando lui l'ha preso, no? Gli dicevano, guarda che dal 2012, cioè in 11 anni, poi le licenze saranno di volta in volta messe all'asta, eccetera, eccetera. Uno può valutare se fare o non fare quell'investimento, sa che c'è la fine. La questione dei tassisti, cioè io adesso non so se avevo con la situazione, ma Genova, se uno mi dice che servono più taxi, gli dico che sbaglia, perché non c'è questo problema. E che sia affidato ai comuni programmare se ne servono o non servono, non è tornare indietro sulle liberalizzazioni, è cercare di accompagnare dei processi di liberalizzazione dentro dei ragionamenti come si deve, cioè nel senso che questo, però credo che la prova, diciamo, di questo governo va nella direzione giusta. Questo paese ha bisogno di fare alcune cose che forse solo dettate dall'emergenza, da un governo di questo tipo con un sostegno per affrontare l'emergenza, ha la forza di farlo. Lo diceva prima Manti, non è il nostro governo, non è espressione di un voto popolare che affranca un'idea alternativa che noi abbiamo del governo, non Monti, ma del governo di centrodestra che abbiamo conosciuto, delle politiche di centrodestra. Allora, io provo a concludere, perché vorrei sentire voi, sto cercando di correre, perché vorrei sentire un po' voi, che magari vi serve per dire alcune cose. Il problema è come questa crisi che vive l'Italia si è mossa dentro una crisi internazionale che colpisce, che ha colpito anche i paesi più forti dell'Europa, perché non è che la Germania sta bene, non è che l'Inghilterra, anzi, sta bene, cioè c'è un qualcosa che sta rimettendo il mondo in discussione. Allora, il tema qual è? La distribuzione del reddito e della crescita, di come è cambiato il mondo della produzione del lavoro. Guardate, ora ogni tanto si legge, ho letto recentemente una relazione che ha fatto Gianni Pupelò, un seminario nazionale, no? Ora dico solo una cosa, ma che ci fa riflettere, no? Lui a un certo punto parla di un oggetto di quelli che, con cui tutti più o meno lavoriamo, abbiamo per vent'anni, parlo dell'iPad, no? Ma è concepito a Silicon Valley, ha un software indiano, viene assemblato in Cina, lettore musicale della giapponese Toshiba e monta un chip di memoria prodotto in Corea. Cioè il mondo è sta roba qua, cioè i prodotti della globalizzazione, di come i progressisti nel mondo si pongono il tema dei pensieri lunghi, di come li pensi il mondo, non è distante da quando noi pensiamo di come affrontiamo l'emergenza italiana. Cioè, siccome la prova tagliare del mondo che qua con la CEP, è chiaro che c'è un'emergenza, perché tu stavi precipitando e vuoi salvare il paese. Se il paese si salva e noi ci affronteremo la campagna elettorale e cercheremo di vincere la campagna elettorale, ma non ci basta. C'è bisogno di ripensare sta società, sto mondo. E guardate a volte i nostri dibattiti, ora ho dimenticato uno dei provvedimenti che sarà tormentato, quello della riforma del lavoro. Allora, i nostri schemi non possono essere proiettati al passato, al mondo diviso nei due blocchi o per il muro di Berlino. Voglio dirlo subito, non che arrivo a questo per dire che sono d'accordo con quelli che vogliono cancellare l'articolo 18. Personalmente non ne capisco, diciamo, né la necessità né la ragione. Mi pongo un altro tema, che dei 6 miliardi di persone, dei 3 miliardi di persone che lavorano nel mondo, solo 1 miliardo e 200 mila sono tutelati.
da qualche forma di contratto di lavoro. In Italia noi sappiamo benissimo che abbiamo moltissimi ragazzi, moltissime ragazze, ma anche tanti lavoratori che non sono tutelati in alcune forme che tutelano la stragrande maggioranza dei lavoratori italiani. Dobbiamo trovare delle forme che riescano a inglobare anche questi lavoratori. Questo però non può essere fatto a discapito di quegli altri. Ripensare un modello del mondo del lavoro e di un sistema di produzione che è cambiato è la vera sfida nostra. Aggiungerei anche, siccome poi tra un po' so che c'è il brindisi e la speranza di fare qualche cosa, che questa è una delle ragioni di perché è nato di mettere insieme culture e storie diverse, no? Che hanno rappresentato storie e culture diverse. Cioè, il PD nasce da cosa? Il PD nasce da due grandi tradizioni che avevano già subito di per sé delle trasformazioni, cioè nasce dagli eredi di quello che era stato il Partito Comunista Italiano, che hanno fatto prima il DS, poi il PDS e poi il DS. Penso alla storia della Margherita, che prima si portava questi popolari, sulle ceneri di quello che è stata la Democrazia Cristiana. Da una parte i due blocchi che cadono, il muro che cade, che apre prospettive per cui i riformisti in Italia hanno pensato che non c'erano più quelle ragioni di divisione storica, culturale, ma potevano fare un tratto di strada insieme. E tanto non sarebbe giusto neanche avere solo questa visione, quindi era nato anche con l'idea di gente, di ragazzi e di ragazze magari che non avevano fatto quel percorso, ma che erano, diciamo, si affacciavano nuovi alla vita politica. Ora, se noi a volte nel nostro dibattito cosa succede? Che ci tiriamo per la maglietta da una parte o dall'altra, no? Cioè si dice io vorrei, diciamo, non morire socialdemocratico e non vorrei morire moderato, no? Io, diciamo, che per saggezza popolare vorrebbe, diciamo, che dovremmo allontanare l'appuntamento con la morte il più distante possibile, no? Allora, per riportarla in politica, io penso che la sfida sia un po' questa, ed è una sfida italiana, europea e credo mondiale. Guardate, ne sono fortemente convinto, non ce la capiamo solo se guardiamo il cortile di casa. Ora, a me interessa poco se il PD aderisce o non aderisce al PSN, ve lo dico francamente. So che in Italia i progressisti stanno nel PD, i riformisti stanno nel PD, in Europa e in molti paesi stanno nel PSE. Ma se la casa nostra, io mi sento di dire, del PD, è un po' più avanti delle lavorazioni a cui sono arrivate alcune esperienze del socialismo europeo, perché in Italia questo processo è stato ritardato a sinistra, almeno nella storia che ho conosciuto, da un forte partito comunista italiano che ha avuto difficoltà a contaminarsi prima con altre esperienze, penso alla realtà socialista e quant'altro, la storia qua ci porterebbe troppo distante, però il PD forse è più avanti di quell'esperienza lì. Ora, se però vogliamo parlare con i progressisti europei, e devi farlo, perché in questi giorni pensando hai fatto dei passaggi europei, perché la sfida si gioca in quella casa, il nostro cortile è troppo piccolo, dobbiamo giocare lì. Inevitabilmente quelli che stanno, diciamo, nella grande famiglia del Partito Socialista Europeo. Ma a quelli dobbiamo dire che noi insieme a loro, e l'Italia può avere un ruolo, perché Monti ha dato anche credibilità da questo punto di vista al nostro paese, dobbiamo dire che quella casa lì non è sufficiente, perché se l'impatto lo fabbricano a quella maniera, dobbiamo parlare ai progressisti che stanno in India, in Brasile e da altre parti e riprovare a pensare a questo mondo. Guardate, nel 2001 a Genova abbiamo avuto le devastazioni, tutte le cose che sono state quelle che di più hanno fatto parlare, ma vi erano un po' di persone che ci sono venute a dire che un certo modo di produrre, un certo modo di pensare all'economia, eccetera, non reggeva più. Perché dinanzi alla sfida della globalizzazione dei mercati, diciamo, ci doveva essere anche un ripensare alle persone, ripensare a come si produce, a come si ridistribuisce il reddito. Tornano le forme moderne, un tema attualissimo. Ci sono dei dati che sono impressionanti, come negli anni, diciamo, 70 veniva redistribuito il 59% sul reddito dei lavoratori, oggi siamo sfioriamo al 40% nel nostro paese, per non pensare a altro. Questo tema sta nella centralità delle nostre cose, superata l'emergenza. Per fare questo c'è bisogno quindi di pensare ad attrezzarsi alla campagna elettorale del 2013, confidando che noi vogliamo che il governo Monti vada avanti. Io sono anche convinto e fiducioso che troverà l'accordo con le parti sociali. E anche da questo punto di vista io credo che sia una forzatura tra di noi a volte, insomma, da una parte o dall'altra. Penso che pensare l'abbia messa giusta. Nel senso, ha detto, guardate, noi siamo pronti a sostenere la riforma del lavoro che è sostenuta dalle parti sociali.
un governo serio, e questo governo è serio, a differenza di quello che l'ha preceduto, deve lavorare per la coesione delle forze sindacali. Il governo Berlusconi, tra le sue responsabilità, ha anche avuto quella di ampliare le divisioni, e quando un paese è nella cacca come l'Italia, deve guardare alla storia migliore del sindacalismo italiano, che ha visto quelle forze sindacali così diverse tra di loro, e anche le forze politiche, di sapere agguantare i momenti decisivi, da quelli economico-sociali o pensa alla lotta del terrorismo, cioè, insomma. E quindi confido che Monti riuscirà a governare il suo ministro, la sua squadra, per trovare un accordo tra le forze sociali. Io credo che noi da questa esperienza, come dicevo, ne usciremo diversi come paese, dovremmo trovare appunto anche la forza di ritrovare a credere in noi stessi come italiani. Il PD è la forza politica che abbiamo voluto far nascere un po' di anni fa, è una forza politica giovane, ha dentro di sé tante esperienze positive, è un contenitore in cui ci sono ancora troppi pochi giovani, anche stasera ne vedo di più che in altre occasioni, e dobbiamo custodirlo come, diciamo, un bene prezioso. Per farlo c'è bisogno appunto non solo di appuntamenti occasionali, ma c'è bisogno di una forza organizzata. Tralascio ogni discorso sulle primarie perché insomma in questi giorni sarei troppo condizionato a dare un giudizio negativo che non è da me. Io penso che le primarie servono, le primarie del PD se le inventate, è nato con le primarie, con quel bagno di folla di 4 milioni e passi che hanno partecipato alla costruzione del PD. Però nessuno mi toglierà dalla testa, non è che lo dico oggi perché è accaduto, ma siccome testimoniano, diciamo, fortuna interviste in televisione, sui giornali, quando c'è un sindaco al primo mandato, il partito dà un giudizio o lo riconferma. Io sono uno statuto del partito in cui gli organismi dirigenti si siedono dove vogliono, non un caminetto di quattro, gli organismi dirigenti di un partito, ma lo rifiniscono con un candidato del PD. Non si può andare con due o tre candidati del PD come è accaduto in diverse situazioni, in diverse realtà. E dico anche questo, finisco sulla questione di perché non sta un partito organizzato. Guarda, ci sono dei periodi in cui basta giocare bene, quando giochi bene tendenzialmente al calcio vinci anche, anche un po' di fortuna, no? Quando le cose vanno male, diciamo, ti gira anche storto, ti viene anche sfortuna. Allora, quando le cose vanno bene, ti basta forse anche avere un partito liquido, come si diceva, spray, eccetera. Ma nei momenti più difficili hai bisogno di una tua comunità, di un posto in cui ti senti, diciamo, sicuro, a casa, in porto, non so come chiamarlo, no? E di questo hanno bisogno anche i cittadini che magari non si vogliono iscrivere a un partito. Sappiamo quanto è difficile il rapporto tra la politica e i cittadini in questo momento, no? Però alla fine quello che ci spinge tanti stasera qua a rinunciare, per chi come me e Fulvio magari sarebbe stato davanti agli schermi del genere, se fossimo di sera a rinunciare a Vespa o a qualche altro, è la passione per la politica. È la passione per la politica, no? E credo che questo mix appunto di partecipazione, di passione, può essere accompagnato in alcuni momenti anche da forme primarie, calare inevitabilmente la partecipazione, ma alla fin fine, diciamo, rafforzare e rinnovare i sistemi democratici, le forze politiche, è un compito che questo paese ha, e per quanto ci riguarda appunto dobbiamo cercare di capire che rafforzare il Partito Democratico anche attraverso il tesseramento non è un fatto burocratico, è un fatto di passione politica, un fatto di civismo, di impegno, e che un partito strutturato è d'aiuto anche al paese.